In questa registrazione tratterò la data dell'eruzione del Vesuvio del 79 e la distruzione di Pompei. La data dell'eruzione è attestata da una lettera di Plinio il Giovane. La lettera originale non esiste, ma è documentata in alcuni manoscritti dove gli amanuensi hanno riportato due date diverse, il 24 agosto e il 24 ottobre del 79 d.C. E questa sarà la data che io tratterò. Plinio il Giovane nasce nel 61 d.C. e all'età di 18 anni, nel 79 d.C., vede l'eruzione del Vesuvio. 79 più 753 a.C. fa 832 dalla fondazione di Roma e noi tratteremo questo numero. Il sistema romano è di mettere la data, cioè l'anno romano, in rapporto al calendario giuliano, cioè il numero 832 sommato al numero 365 mi dà 1197 e all'interno di questo numero dovrò trovare due soli numeri, cioè l'età di Plinio e la data 24 ottobre messa in rapporto al numero 832. Naturalmente questo gioco comporta di trovare l'età del protagonista ed un solo numero che è un resto. Quindi con due soli numeri si deve giocare all'interno dei due calendari. Questo sistema continuerà poi successivamente e lì entrerà un altro numero fisso e sarà un altro protagonista. Plinio dice di aver visto l'eruzione nella data 24 ottobre, cioè il 297 giorno del calendario giuliano. All'interno di questo numero, l'età di Plinio, 18, è contenuta per 16 volte. Ed abbiamo un resto di 9. Ecco i due numeri che dovremo trovare. 18 e 9 stanno nel 24 ottobre. Naturalmente di fuori di questa data abbiamo 68 giorni e questi andranno agganciati all'832. Faremo un totale di 900 e questo numero è divisibile per 18 ed otteniamo 50. Ed è divisibile per 9 ed otteniamo 100. Quindi abbiamo la data 24 ottobre e l'anno 832 con i numeri 18, 9, 18, 9. Il 7 giugno del 1974 in uno scavo di Pompei viene ritrovata una moneta d'argento con l'effigie dell'imperatore Tito e che è databile 1 luglio del 79. Quindi è compatibile con la data che abbiamo visto in precedenza, 24 ottobre del 79. Vediamo come la data 7 giugno 1974 sia in rapporto con i numeri della data precedente. E dovremo quindi trovare i numeri 18 e 9. Questo ci farà capire se chi ha messo ufficialmente questa data nella documentazione della storia di Pompei, cioè nella storia moderna, conosca il sistema che abbiamo visto precedente. All'interno del calendario gregoriano di 365 giorni, il 7 giugno è il 158 giorno dell'anno. Restano fuori 207 giorni e questo numero è divisibile, cioè contiene al suo interno il numero 18 per 11 volte e ci lascia un resto di 9. Perché è stata scelta la data 1974? Perché questa data, cioè anno dopo Cristo, più 753 avanti Cristo, dalla fondazione di Roma abbiamo 2727 anni e questo numero è divisibile per 9,
ed otteniamo 303, ma lo stesso numero agganciato al numero 207 ci dà 2934, che è divisibile per 18. Quindi noi possiamo affermare che chi ha messo questa data conosceva perfettamente e voleva avallare la tesi della data 24 ottobre 79 d.C.